Via. Via. Buon pomeriggio, mi presento, sono Davide Berti. Momentaneamente mi presento con questa televisione. Prima di continuare però vi servo dell'acqua per prepararvi la degustazione. È un'acqua di provenienza statunitense, lavorata per osmosi, per cui demineralizzata, leggermente gasata e con un aroma un po' di limone. Vi aiuterà nella degustazione di quello che vi presenterò oggi e con un movimento rotatorio in bocca prima della deglutizione vi pulirà il palato. Se per voi potesse essere quest'acqua troppo invadente come sapore, troverete anche del riso soffiato che potrà aiutarvi anche questo, mangiandolo, ad asciugare il palato e prepararvi per la degustazione. Scusate per l'emozione, ma è sempre... Con permesso mi appoggio, quasi rompo. Eccoci. Televisione, perché? Perché a parere mio gli anni 60 rispecchiano in Italia il boom delle caffetterie e dei bar. È un momento conviviale, a parere mio, come vedo, come ho letto, come ho studiato, dove gli italiani si trovavano per bere l'espresso e anche per la televisione, le partite di calcio dei mondiali, tutti quanti insieme, un momento di convivialità. Per cui è quello che cerco di trasmettere a voi oggi, portandovi un po' quello che posso ricordare io degli anni 60, che non ero ancora nato. Faremo un viaggio nel passato, come avete visto, andremo nel futuro con un'elaborazione un po' particolare del caffè, un'aromatizzazione a livello molecolare. Quindi esco dalla TV con effetti anche tridimensionali, vado a preparare gli espressi, non cambiate canale, e nella preparazione vi spiegherò cosa vi propongo. Con permesso. Quest'oggi vi presenterò una mia miscela personale, nominata Zelinda, a parere mio, perché ritengo che questa persona possa rispecchiare appieno quello che è il mio prodotto. Si tratta di un 100% arabica, comprendente un 40% di Brasile pergamino sul del Minas, che darà corpo e dolcezza, un 20% Costa Rica, SHB Tarazu, che darà l'acidità, dopodiché un 20% di Guatemala Antigua Pastores, anche questo un po' acido ma fruttato, dove troverete anche comunque un buon corpo, e per finire un 20% di India Plantation, che darà una nota di cioccolato e tostato. In bocca troverete dei sapori, troverete al primo impatto, diciamo, troverete un aroma di agrume, un'acidità, per poi avere in tazza una buona corposità, vi resterà in bocca, ma quando arrivo ve lo spiego. Scusatemi, ma... Signore e signori, Davide Berti! L'emozione è sempre alta. Sempre alta. Anche dopo tantissime edizioni. Noterete subito una acidità, anche a livello olfattivo. Vi lascerà subito salterà le note di frutta, di frutti tropicali, di fiori tropicali, per poi rimanere un retrogusto molto persistente di cioccolato. Una crema, diciamo, color nocciola, lievemente alcuni tratti anche tigrata. Tremiamo. Scusatemi, ma l'emozione è sempre tanta. Ecco. Una trama di media densità, anche col cucchiaino, se voi poi vorrete provare, però secondo me resterà molto molto impresso nella vostra bocca, resterà molto molto nel vostro palato. Un applauso al pubblico. Seguite la musica, aiutatemi. È sparito, è andato via, attenzione, colpo di scena. Davide, dove sei? Sembrava la fine della trasmissione, ma non è così, mi mancava il latte. Perché dovevo preparare i nostri cappuccini.
andiamo a spurgare la lancia per togliere tutti i detriti di latte di rimanenza e andiamo a montare il nostro latte. Lo porteremo a circa una temperatura ideale di 60-65 gradi, ovviamente non riscaldandolo una seconda volta perché potrà produrre caseina, che è una sostanza a contatto con i tannini dell'espresso per il nostro organismo tossica. Vado direttamente a separare il latte in due lattiere diverse, in modo che potremmo avere già una crema e un'omogeneità per entrambi i nostri cappucci. Questa volta andremo a preparare i cappuccini a 2 a 2, in modo che potrò venire da voi, giudici, a presentarvi e provare a fare i cappuccini in latte art. Facciamo scendere un po' d'acqua per pulire i residui degli espressi precedenti. Arriviamo con i primi due cappucci. Parto dalla mia destra, ovviamente, per cavalleria, e proverò oggi a fare latte art. Il tavolino è un po' stretto, però cerchiamo di starci. E mi raccomando, non guardatemi le mani che tremano, perché l'agitazione è tantissima. Vedete proprio, è il primo. Mescoliamo, amalgamiamo anche, oltre al latte, anche il caffè per avere una trama omogenea. E vado a preparare i secondi due cappuccini. Posso chiedervi il tempo? 8 minuti e 48 secondi. Andiamo a preparare i secondi due cappuccini. Andiamo sempre a flussare la lancia e andiamo a montare il nostro latte. Qualcuno parla troppo. Andiamo sempre, solito lavoro, a separare in due lattiere. Forza Montichiari, accompagniamo Davide, dai, dai, su, dai, su, dai. Su. Prepariamo gli altri nostri due base espresso per il cappuccino. Passiamo alla base.
e via. Siamo su un'estrazione di circa 20, 25 secondi per poter avere il massimo. Intanto io comincio a preparare per il mio drink, mi avvicino le mie cose. Ed eccomi ancora con voi. Andiamo sempre a amalgamare il latte con la crema, stesso discorso per l'espresso. Prego. E il terzo cappuccino è fatto. Quarto, ultimo ma non ultimo. Tempo per piacere, così 11 e 24. Andiamo velocemente a preparare il nostro drink, che ho chiamato Platone in onore di proprio di Platone, perché dice: una vita non è degna di una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta. È per questo che il mio drink l'ho dedicato così. Qua faremo l'aromatizzazione del caffè tramite affumicatura. Questo perché? Perché il caffè è un prodotto igroscopico e a parere mio lo si può aromatizzare. Intanto vado a prepararmi le mie vasi per l'espresso. Ho sbagliato, no, non posso farlo. Adesso spegniamo. Sentirete le note agrumate, è un olio essenziale d'arancio. Andiamo a portare i nostri chicchi aromatizzati. Un po' di corsa, ma ci siamo. Prepariamo adesso le nostre basi espresso. 2 minuti, Davide. Ci appoggiamo qua, prepariamo la seconda base espresso. In questo drink ho lavorato con una all'infuori dell'aromatizzazione dei chicchi di caffè, dove noterete con l'olio essenziale di arancia un profumo che vi farò assaggiare, sentire annusare la polvere, dei frutti tropicali canditi, in modo da rendere, da fruttare proprio l'aroma del mio espresso, per cui prodotti dal Guatemala, dal Sud America, dal Brasile. Minuto, Davide. Intanto vi porto, se volete annusare, questo è il mio espresso aromatizzato e questo è quello dove i frutti i tropicali dove passerà il nostro espresso. Per cui ...30 secondi. Su Montichiari, aiutatemi. Noterete delle note anche qui agrumate, a livello olfattivo è molto profumato, molto piacevole, sentirete le note di caffè, potrete paragonarli e sentirete anche quasi un infuso. 10 secondi. Io vi ringrazio dell'attenzione, la previsione è andata, buon proseguimento e buona degustazione. Stop! 14:57 per Davide Berti.